Omaggio ai simulatori. Con diplomazia. Di Glaucia Flores y Reyes. Parla a bassa voce, ma con una certa serietà. Chiedi la parola con delicatezza. Dimostra appena qualche interesse. Partecipa, ma non molto. Coinvolgiti, quel tanto che basta. Ma fermati, prima che ti credano. Presentati con delicatezza, e soltanto se sarai invitato. Non lo sarai. Se sarai convocato, abbi l'aria di esserne preoccupato. Vai a una riunione, ma manca ad altre 3 o 4. Quando andrai, di qualcosa, qualsiasi cosa. Otterrai simpatia e apparirai come non mai. Lavora poco, ma fingi di fare abbastanza. Adula molto. Niente vale come tante lodi. Distribuisci sorrisi e calorosi saluti. Gli ego si gonfieranno e tu starai sempre bene con loro. Sparisci quando meno se lo aspettano e anche quando se lo aspettano. Fai finta di pentirti quando ti scusi per i tuoi errori. Non si sbaglia mai. Questo atteggiamento puoi anche metterlo per iscritto. Cerca di essere anche mordace nelle risposte, ma senza esagerare. È fondamentale essere convincenti. Lascia che ti ammirino come un bravo professionista. Solo tu sai di non esserlo mai stato. È anche importante mantenere un andamento vivace. Così penseranno che sei instancabile nell'occuparti delle tue cose. Ti guadagnerai l'apprezzamento degli esperti e degli stolti. Se sei smoderatamente cinico, vedi di assumerti degli incarichi banali, solo per entrare nelle grazie dei burocrati. Pertanto, menti per tutto il tempo. Alla fine incontrerai innumerevoli tuoi simili. Tanto basta per diventare famosi.